Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: San Giovanni ha già dimenticato Giulia Stabile? Eppure sembrava amore vero. Cosa sappiamo sulla vita privata del cantante di Amici? Il suo vero nome è Giovanni Pietro Damian, ma tutti lo conosciamo come San Giovanni. È stato uno dei protagonisti di Amici di Maria De Filippi 2020 e la sua partecipazione è iniziata da minorenne. Cantante che ha convinto il pubblico con la sua voce. Sembrava proprio che dovesse vincere lui il talent e invece il primo posto se lo è aggiudicato la compagna Giulia Stabile. Nessuna vittoria, ma la partecipazione gli ha fatto guadagnare l'amore. Proprio con la ballerina vincitrice. I due sembravano molto uniti e innamorati. E quando qualche settimana fa hanno iniziato a circolare le prime voci di una crisi nella coppia, sembravano appunto solo voci. E invece a quanto pare la coppia è davvero scoppiata. Nonostante le smentite di qualche tempo fa della ragazza che sui social ha scritto: "Sinceramente sono arrivata al limite con queste vostre continue invenzioni, vi prego. Fatevi una vita e smettetela di cercare di farci stare male." Ma appunto, non erano solo voci. Rottura Giulia Stabile e Sanjo. La verità. San Giovanni e Giulia Stabile si sono quindi lasciati dopo circa 3 anni d'amore. E a dare la notizia certa è stato Alessandro Rosica, conosciuto come investigatore social, che ha scritto: "Sono stato il primo a comunicare una crisi, gigantesca, tra Giulia Stabile e San Giovanni. Oggi purtroppo sarò il primo a comunicarvi che i due si sono definitivamente lasciati. Nessun tradimento. Solo progetti totalmente diversi. Ciò che mi stupisce è la loro maturità. Nonostante la loro giovane età, hanno deciso di rimanere in ottimi rapporti, intraprendendo strade diverse. In bocca al lupo a due ragazzi eccezionali, ed è la piccola Giulia, sempre molto riservata, a confermare la cosa." In una recente intervista a Grazia ha ammesso: "Cosa dico ai fan preoccupati per il destino della mia storia con San Giovanni? Posso solo dire che per me lui è e resterà per sempre, il primo grande amore." Storia chiusa quindi tra i giovani San Giovanni e Giulia Stabile, che recentemente ha festeggiato i suoi 21 anni. Ma pare che non siano arrivati gli auguri del cantante, nonostante dovrebbero essere rimasti in buoni rapporti. Si è già consolato. In realtà, a quanto possiamo vedere, sembrerebbe proprio che, almeno per ora, il cantante sia da solo e si dedichi solo alla sua musica. Risale infatti a circa un mese fa l'uscita del brano La fine del mondo, cantato in collaborazione con MR Rain. Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire. Mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. We'll get on and go. I've never seen an older man, nor seen another man so happy. I'm looking for somebody who has other plans too. I'm looking for somebody. Oh, if there is just one more man.